Giovedì 14 marzo 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:16 minuti in questo istante. Ben ritrovati, buongiorno a tutti. Iniziamo oggi una nuova trasmissione, una nuova puntata. Oggi, in realtà, lo vedete dal nostro titolo, parleremo di scienza. Lo facciamo anche in un giorno particolare perché oggi è il Pi Greco Day, il 3/14. Sapete che gli americani lo scrivono al contrario i giorni, no? Prima il mese e poi il giorno, e quindi viene 3/14, che appunto l'inizio che tutti conosciamo del Pi greco. Poi chissà se il nostro ospite oggi conosce anche quello che viene dopo, che so che insomma è difficilissimo e anzi infinito, Difficile. così si Sì, paventa, infinito, si paventa. La sentite qui con me, Daniela Folcio di Scienza Under da 18. 18. Buongiorno Daniela, buongiorno Buongiorno, prof, non la devo buongiorno. chiamare così. Prof, sì, ormai sono in pensione, ma Ma dentro resto sempre prof. è come i Marines, una Sì, volta sì, Marines, sì. sempre Marines, una Sì, sì, volta sì. prof, sempre prof, una Sempre cosa così. prof, sempre prof che ha da insegnare, ma anche tanto da imparare ancora sempre. Però, interessante adesso. Dicevo appunto oggi, allora, abbiamo preso come scusa il Pi greco Day Certo. per parlare appunto di scienza. Scienza che se ne parla Che sempre poi avrei poco, dovuto venire con ecco. una torta per il pi greco, perché si usano le torte. Perché pi greco? Perché pi la torta? Perché c'è l'assonanza con pi, gli anglosassoni, la torta, Pai greco pai verrebbe. greco. Pai greco, vabbè, facciamo come se fosse. Anche perché, insomma, di torte le mie volte sono dei grafici a torta, cose del genere. Quindi, Anche, sì. essendo ex professoressa di Di matematica, matematica, giusto? Perfetto. sì, in una scuola sperimentale, Rinascita. Le confesso in diretta che Ecco. era la materia in cui andavo peggio, matematica, quindi. Invece non bisogna dirlo, non bisogna No, dirlo, perché si può sempre migliorare, si può sempre incontrare qualcuno che ti io instilla ci spero sempre di la trovare, scintilla. insomma, sulla via di Damasco, sulla via della matematica, un'illuminazione, ci spero sempre. Scienza Under 18, un'iniziativa molto interessante che ormai c'è da un bel po' di anni, Sì. di cui lei prof è fondatrice Anche anche. Che fondatrice, cos'è certo. Scienza Under Allora, 18? Scienza Under 18 è un'associazione di volontari che sostanzialmente è nata 20 anni fa, siamo adesso al 21° anno, da insegnanti della scuola media sperimentale Rinascita, che hanno avuto quest'idea di promuovere la scienza portandola all'esterno della scuola. Poi Vedremo come. vedremo come esattamente. E questa idea ha avuto successo, è stata quindi continuata a Milano, siamo arrivati appunto al 21° anno, ma è stata anche presa in carico da altre città della Lombardia e anche oltre. Anche oltre, Adesso infatti. abbiamo le sedi di Lodi, di Mantova, di Pavia, ma anche di Pescara, mi sembra di aver visto, no? Pescara, Sono visto male. Monfalcone, Gorizia, insomma, ci stiamo estendendo. Cosa molto interessante di Scienza del 18 è che parliamo appunto di, diciamo, piccoli scienziati che crescono, ma che crescono all'interno della loro scuola. Questo è molto All'interno della scuola, interessante. sì. Allora, l'attività di Scienza Under 18 è veramente multiforme, perché negli anni poi si è sviluppata. È nata appunto con la manifestazione, quella che noi chiamiamo la manifestazione, che è la nostra attività storica, che per 10 anni si è svolta nei chiostri del Museo di Scienze Tecniche, e poi è stata presa in qualche modo in carica in collaborazione con il Comune di Milano, e quindi siamo stati poi per tanti anni nei chiostri della rotonda di Via Besana. Besana. Quest'anno invece, eccezionalmente, saremo invece nell'atrio dell'edificio U6 dell'Università Statale Bicocca. Ecco, in che cosa consiste la Ecco, manifestazione? diciamo appunto, Allora, non è una cosa, non è, diciamo, prima fuori onda dicevo, ah, ma è un po' quelle fiere della scienza, cioè, non è solo quello, non è quello, è riduttivo dire così, anche sì, perché prima di tutto, appunto, ricordiamo, non è il singolo ragazzino che a casa si certo, inventa il famoso vulcano che Ruta lo porta a farlo vedere come in tutti i film americani che mi ha visto finora, ma sono progetti appunto che nascono e crescono nella scuola. sì, devono essere dei progetti didattici, attività che vengono svolte a scuola, ma da tutta la classe. È importante, magari ogni ragazzino ha un ruolo, però tutta la classe deve essere coinvolta in questa attività. Che cosa succede? Studiano, sperimentano, investigano, si scontrano su un problema scientifico proposto dall'insegnante, ma anche dalla classe, e
lavorano in laboratorio, perché questo è importante, il laboratorio, e poi ripropongono queste attività come piccoli scienziati in erba, come divulgatori scientifici alla manifestazione. Quindi alla manifestazione si troveranno dei tavoli, dei tavoloni con questi studenti che avranno degli oggetti, degli strumenti scientifici, dei giochi che magari avranno inventato, con i quali interagire con il pubblico. Chi visita la manifestazione non si troverà ad ascoltare degli studenti, ma si troverà a fare cose sollecitati e guidati dagli studenti. Quindi invitiamo, andate a vedere la Scienza 18, di chiedere il più possibile, di fermarvi. Sì, fare domande. Fate domande, perché sì. Sennò ragazzi non si divertono, sono lì apposta. Certo, esattamente, sono lì apposta. Non abbiate timore, anzi, certo. Dovete farlo, è obbligatorio. È obbligatorio. Anche perché stiamo parlando di... Sì. Ragazzi e ragazze di età veramente molto molto ampia. Molto ampia, andiamo dalle elementari all'ultimo anno del liceo, quindi veramente c'è una vastità di esperienze anche di qualità comunicativa molto molto differente. Cosa può fare un bambino di 6 anni, 7 anni, ad esempio? Un bambino di 6-7 anni può portare dei legumi e far riconoscere i legumi, far capire come crescono i legumi, può magari collegarli all'inglese, perché a volte collegano anche alla lingua, a volte parlano anche in lingua straniera, quindi anche un modo per imparare la lingua e collegare, che ne so, il seme con il nome in inglese, insomma. Cioè, a ogni età il livello è questo. Oppure fare per tutti quanti, sì, appunto, che... ed è anche un'esperienza questa, oltre che didattica e scientifica, è anche un'esperienza comunicativa, perché i ragazzini devono saper comunicare a un pubblico che è molto vario. Sono altri studenti che vengono in visita o altri insegnanti, perché anche per gli insegnanti è come un piccolo corso di aggiornamento. L'insegnante va, vede che cosa fanno i colleghi, dicono: ah, interessante questa esperienza, si può fare in fretta, non ci vuole molto, posso provare anch'io. Infatti, proprio questo, e quindi vedo che prendono spunto. Proprio su questo le chiedo come funziona, cioè se qualche insegnante ci sta seguendo, e ormai per il prossimo anno, credo che quest'anno ormai sia tardi, no? Sì, stanno un po' chiudendo le iscrizioni, perché a maggio ci sarà l'edizione, a maggio, l'8 e il 9 maggio alla Bicocca ci sarà la manifestazione al mattino. Okay. Dalle 9 al lunedì, sì. No, il prossimo anno, insomma, il prossimo anno come si può fare. Come si deve fare? Allora, ci si può contattare. Noi abbiamo un sito. Sul sito c'è la nostra mail, e qui nel sito è www.scienzaunder18.it. Trovate anche la descrizione, sì, di questa diretta. C'è, e poi c'è la mail. Voi ci scrivete e noi vi diremo quali sono i tempi e i modi per l'iscrizione. Mandiamo una scheda di iscrizione. Le iscrizioni sono libere, accettiamo tutti, e previa una adesione all'associazione, che è una quota minima, ecco, proprio piccola piccola, perché comunque noi siamo tutti volontari, non abbiamo sovvenzioni da nessuno. Quindi è interessante che, appunto, oltre alla parte, diciamo, di scienza, di conoscenza, di studio che c'è dietro, prima Fabio mi diceva, è anche molto interessante quello che è un progetto che ha a che fare molto anche con la dispersione scolastica, cioè con la ricerca di colmare possibile la dispersione scolastica. Sì, è vero, perché i ragazzi a volte non imparano dall'insegnante, non imparano dai libri, non imparano dalla lavagna, ma imparano dai coetanei. Allora, vedere il compagno di classe che comunque spiega e ripete e fa fare ai visitatori è più stimolante che invece il suggerimento o la lezione dell'insegnante. Quindi, vedendo il compagno, poi apprendono e si buttano nella mischia quasi allo stesso livello, e nel corso della giornata hanno imparato quello che poi stanno dicendo, cosa che prima, arrivati alla manifestazione, non sapevano fare. L'insegnante non avrebbe scommesso nulla su questi ragazzini, però in realtà ho provato, perché come diceva appunto, l'hai fatto proprio personalmente, sì, ho provato personalmente e ho visto, senza nomi e cognomi, anche perché ormai sarà più che maggiore, però il nome me lo ricorderei. Però il nome me lo ricorderei. C'è un ragazzino che spiegava argomenti di matematica con una certa proprietà di linguaggio e ha stupito un visitatore, il quale ha chiesto, dice: bravo, però questo ragazzino
ragazzino, ma quanto è in matematica? Dico, guarda, in matematica non ha un voto alto, è anche portatore di sostegno. Quindi, cioè, in realtà, cioè, era assolutamente alla pari. Fantastico. Degli altri. Quando si trova la modalità giusta, poi i ragazzini rispondono. Ma anche perché spesso, appunto, quando si dice appunto, un ragazzino che magari ha un leggero ritardo verso gli altri, certo, magari c'è più avanti. Certo. Si cerca sempre di andare verso l'alto, non verso, che molti hanno poi la classe si deve schiacciare verso il basso. Ed è importante buttarli nella mischia anche, non tenerli da parte o dare ruoli secondari. Cioè, beh, tu sei lì, quando ti senti, di qualcosa buttati. Anche tu, buttati, funziona. Alla fine è diventato il Burioni della situazione, che è divulgatore scientifico d'eccellenza per la serata. So che oltre alla manifestazione, però, Scienza 18 fa tanto altro. Anche. Dunque, durante la manifestazione, allora, ci sono questi exhibit scientifici, ma durante la manifestazione ci sono anche, abbiamo collaborazioni, ad esempio, con istituti che si occupano di comunicazione, fanno i fotoreporter, quindi fanno fotografie, fanno video, fanno... scrivono brevi testi giornalistici, e poi ci sono anche le sfide alla scienza. Queste sono anche un altro nostro le sfide alla scienza sono delle sfide su argomenti che sembrano così un po' futili, ma in realtà sotto sotto hanno delle basi scientifiche. Allora, è rimasta memorabile il lancio dell'uovo senza che l'uovo si debba rompere, il lancio dell'uovo dai chiostri del museo, ma l'uovo doveva essere inglobato in un involucro che avrebbe retto all'urto, magari sospeso a un paracadute, però insomma non poteva essere un accrocco troppo grosso, doveva avere dei vincoli, il numero di pezzi per comporre questo aggeggio doveva essere il minimo, e certamente qualcuno è riuscito a vincere la sfida? Certamente, ma c'era anche un bersaglio da centrare. Pure. E quindi insomma, ecco, un altro era la torre di spaghetti, bisognava mettere gli spaghetti uno sull'altro giuntandoli con dei pezzettini di plastilina. Chi riusciva a raggiungere la torre più alta, piuttosto che la torre più resistente fatta di carta sulla quale doveva essere poi appoggiato un libro pesante. Quindi, ecco, per dire, queste sono. Però sotto c'è una scienza dei materiali, ci sono leggi di fisica, matematiche, a volte insomma. Per dire, quest'anno sarà sui pendoli invece. Sì, un'altra bellissima è stata sulla catapulta, costruire catapulte e centrare un bersaglio. Questo l'abbiamo fatta alla Loggia dei Mercanti. Fantastico. Promo, per fantastico. Dire. Poi abbiamo teatro e abbiamo scientifico, dove i ragazzi studiano, scrivono, recitano in persona personaggi della scienza, storie di scienza, scoperte o viaggi scientifici, e li rappresentano. Quindi vorrei andare a vedere uno spettacolo che parla di scienza, ma farlo, a scrivere il testo, farlo, studiare e capire, ecco. Scatti di scienza. Il vostro contest nazionale, diciamo. Esattamente, perché no? Se le manifestazioni vengono fatte una in ogni città, sede di Scienza del 18, Scatti di Scienza invece è nazionale, perché Scatti di Scienza, come dice il termine, è fatto da fotografie scientifiche che i ragazzi scattano sia con intenzione, nel senso che magari vogliono documentare un'esperienza che stanno facendo in laboratorio, oppure un fenomeno che sembra a loro rilevante, sì, a volte in maniera anche un po' più casuale, vedono una bella immagine, la riprendono, la fotografano e poi cercano di capire qual è la scienza che sottostà quell'immagine. Okay. Quindi ogni foto è corredata anche da una scheda scientifica. Stiamo vedendo alcune, ad esempio. Ecco. Qui usa, credo che quella fosse una goccia d'acqua. Una goccia d'acqua faceva da lente, ma anche da specchio rifletteva quello che. Qui invece sono bicchieri con acque colorate e i colori si. La luce, questa è uno è acqua ghiacciata, ma c'è una in alto, si vede, c'è un getto d'acqua che si ghiaccia nel momento in cui tocca poi la superficie. Questo poi era il contest di quest'anno c'era gente che lanciava acqua ovunque per fare vedere l'effetto del sotto zero. Ah sì, è vero, con gente vero, finita l'ospedale super emozionata, vero, e quindi vero, poi bisogna stare attenti anche a questo, sì, a quello sì, che si fa. Sì. Un questo è un gioco di specchi, di scatole di specchi, cioè che ogni specchio riflette l'immagine. La cosa bella è che appunto non è solo una foto artistica, non è solo una foto bella, sì, ma correlata alla foto c'è una scheda che spiega
la base scientifica, esatto, diciamo, della esatto, foto. Esattamente. Quindi poi tutte le foto vengono inviate a noi nel senso il gruppo che si occupa di questi scatti, che siamo noi di Scienza del 18, ma poi c'è anche l'Università Statale nel Dipartimento di Fisica, l'Orto Botanico a Brera e poi anche il Museo di Fotografia Contemporanea di Bresso. Quindi loro, questi esperti, selezionano le foto migliori e poi i ragazzini da tutta Italia vengono e presentano al pubblico la loro foto con la scienza che è sottesa, e le foto migliori vengono anche pubblicate. Torniamo un po' invece alla manifestazione a Scienza del 18, che appunto ci sarà l'8 e il 9 maggio in Bicocca. Quante scuole a Milano all'incirca sono coinvolte? Quanti ragazzini, insegnanti? Ecco, allora, nel tempo il numero di scuole è variato da, diciamo, da 30 a 30-40 circa, poi magari alcune scuole portano più classi, e poi bisogna considerare che alcune scuole espongono dei lavori, altre scuole vengono anche soltanto come visitatori. E qui per capire magari come funziona, e poi l'anno dopo vengono e si fanno divulgatori essi stessi. E quindi diciamo che tra studenti e docenti, ogni classe è poi mediamente seguita da almeno da un paio di docenti, visitatori, insomma siamo sui 1000-1200 e anche più persone che ruotano nel giro di un paio le di giorni. Le scuole sono divise come? C'è un ordinamento? Allora, scuole sono soprattutto elementari, medie e superiori. Abbiamo avuto anche materne, ma ora da un po' non le abbiamo più. E il nucleo fondante forse è quello della scuola media, il nucleo centrale, però ci sono anche tante scuole elementari e anche scuole superiori. Posso dire che sono contento di sapere che sono scuole medie, perché sono un po' quella scuola di mezzo, un po' bistrattata, no? Quindi è una scuola di un po' bistrattata, però a che punto si possa fare e si può renderla più interessante. Più interessante, anche. Sì, però la scuola media ha ancora la sua valenza, è una scuola forse un po' di passaggio tra l'età bambina e l'età adulta, e ha la sua importanza. Noi dobbiamo essere un po' maestri e un po' docenti col pugno di ferro. Insomma, vi entrano dei bambinoni, e vi escono dell'adolescente fatto e finito, quindi ce l'avete la trasformazione, ce l'avete voi in mezzo. E poi a questa età ci sono anche livelli di maturazione molto diversi, perché ci sono i discorsi tra i maschi e le femmine sono un po' più mature, si ammaturano prima, i maschi un po' dopo. Insomma, ci sono, oltre alla didattica c'è anche molto altro maternage proprio. A Milano però possiamo trovarvi anche in altri luoghi, perché negli anni prima c'era solo la manifestazione o quasi, poi noi siamo formatori e quindi veniamo chiamati un po' dalle scuole a fare divulgazione ed esperienze con i ragazzi o con i docenti anche nelle scuole, però quest'anno tra le varie attività mi preme di promuovere la collaborazione che abbiamo con la Casa dell'Acqua, che è in Piazza Diocleziano, e il prossimo 22 marzo, in occasione della giornata dell'acqua, ci sarà un incontro a cui sono state invitate scuole di Scienza del 18 con un subacqueo che è immerso nel lago di Como, e però può parlare con gli studenti, lui può ascoltare e può rispondere anche alle domande che gli studenti gli porranno. Un collegamento con un astronauta, sono mondi lontani, mondi lontani, e anche un po' particolare come esperienza. E però poi più importante ancora sarà l'incontro del 4 di aprile, che è un incontro di passaggio tra un'esperienza che è accaduta a settembre scorso ma che poi si ripeterà a settembre prossimo, che è quella di Meet Me Tonight. Probabilmente ne avrete sentito parlare. Meet Me Tonight è una rassegna che si svolge nei giardini Montanelli, via Palestro, dove gli scienziati, i ricercatori, gli universitari
propongono al pubblico l'esito delle loro ricerche e dei loro lavori. Quest'anno, nel settembre scorso, siamo stati invitati a lavorare su questo, quello che si chiama il Play to Decide, cioè un gioco per decidere. Si chiama gioco perché ha la forma del gioco, fatto con carte, domande, situazioni problematiche. E a questo tavolo, che è fatto, composto da persone che vengono dal mondo della scuola, quindi docenti, studenti, ricercatori, persone del comune, quindi delle istituzioni, persone dell'industria, oppure ad esempio l'anno scorso c'era Milano Ristorazione. Tutte queste persone, e poi anche il pubblico generico. Noi facevamo parte del pubblico generico, okay. Cittadino comune, diciamo così, ognuno diceva la sua, in modo da arrivare a una forma di decisione condivisa, una decisione che sarà più o meno consapevole, più o meno condivisa, però di fatto è questo un modo per ascoltare anche il parere della cittadinanza, e la cittadinanza per la cittadinanza è un modo di ascoltare il parere degli scienziati. Questa cosa nella scuola poi sta andando avanti, nel senso, gli argomenti del Play to Decide dell'anno scorso erano il cibo, l'acqua e le neuroscienze. Erano 9 tavoli su questo lavoro, 3 tavoli per ogni argomento. Questo lavoro invece sta andando avanti perché i ricercatori andranno nelle scuole e insieme ai ragazzi struttureranno nuovi Play Decide in quella che adesso viene chiamata ricerca e innovazione responsabile, e prepareranno un lavoro per Mimit Unight del settembre prossimo. Uno degli argomenti sarà il cibo del futuro. Quindi chissà che cosa ci riserverà. Un tema molto molto interessante. Allora, siamo in chiusura, ricordiamo quindi il Scienza del 18 di quest'anno. 8 e 9 maggio alla Bicocca. Si può andare aperto la mattina, giusto? La mattina. Il pubblico può entrare liberamente, tutti possono. Allora, ci vuole l'iscrizione per chi presenta un lavoro, espone, ci vuole un'iscrizione magari per le scolaresche, perché sono un gruppo numeroso, ma i docenti e pubblico vario possono venire tranquillamente. Insomma, se appunto siete docenti, avremo anche gli studenti universitari, forse quest'anno. Insomma, anche quello è molto interessante per un ragazzino, per un bambino, certo, che magari appunto sogna di vedere, certo, appunto quello che poi è la realtà. Certo, può diventare divulgatore scientifico. Infatti, insomma, ce ne sarebbe molto bisogno. Il Museo di Scienze Tecniche ogni tanto fa dei bandi per i suoi divulgatori. È un momento in cui ce ne sarebbe tanto bisogno, perché chiunque apre bocca sulla scienza, e sarebbe meglio che insomma l'aprisse solo chi davvero è competente. Infatti, sì, sennò è un attimo, puoi dire castronerie e prendere decisioni sbagliate. La gente poi ti segue, certo, e poi prende anche decisioni sbagliate. Certo, insomma, certo, davvero, certo, che credo sia uno dei lavori più sottovalutati che esistono. Il mondo scientifico è davvero importante, perché proprio chi ne sa di scienza deve parlarne, gli altri, cioè noi, si astengano. Forse è meglio che si stia zitti, un passo indietro, certo, e semmai, come facciamo nel nostro piccolo mondo, diamo spazio a chi ne può e chi ne sa per parlarne. Guardiamo che poi i disastri che vengono fuori sul clima, per esempio. È un attimo. Sul clima, infatti, ricordiamo anzi a proposito di clima, che domani manifestazione molto importante, Milano è la giornata mondiale sul clima, e Milano scende in piazza con altri 40 paesi nel mondo. Tutto, sapete, è nato da una ragazzina di 16 anni di nome Greta, che ha parlato, o meglio, ha scioperato davanti al Parlamento svedese per più di un mese, e poi ha deciso: beh, tutti i venerdì tornerò qui e dirò che dovete fare qualcosa sul clima. È partita da sola, adesso ha un movimento dietro davvero immenso, che finalmente arriva anche in Italia, e domani Milano in piazza dalla mattina fino a sera. Domani mattina alle 9 piazza Cairoli, alle ore 11 piazza Castello e piazza Scuola della Scala, e poi di nuovo alle 18 con lo sciopero per il pianeta, alle ore 18 sempre da Largo Cairoli. Noi saremo in diretta domani dalla piazza, vi racconteremo tutto quello che succede, insomma, e cercheremo di dare spazio a chi appunto ne sa e dovrà raccontarci davvero
come sta andando e perché forse siamo arrivati ormai anche troppo tardi. Perché e siamo poi... veramente sul limite del rasoio. Le scelte sono irreversibili, infatti, poi certe volte. Infatti, quindi insomma, ascoltiamo chi ne sa e chi davvero lo fa per il bene del nostro pianeta. Grazie mille, prof. Io la ringrazio tantissimo. Speriamo di rivederci presto. Noi comunque verremo a Scienza 18 perché sono davvero curioso di vedere tutti questi piccoli scienziati e scienziate che cosa ci possono raccontare. E grazie davvero per il lavoro che fate, è un lavoro molto molto importante e interessante. Grazie a voi per l'ospitalità e grazie perché lo fate a Milano, che ne ha veramente bisogno. Sì. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come vi dicevo, torna domani, ma domani non in diretta alle 12.30 qui con Good Morning Milano, ma domani mattina ore 9 e qualcosa. Dateci il tempo di tirare su le antenne e collegare gli smartphone, e 9 qualcosa saremo in diretta dalla Rocca Airoli per seguire la manifestazione sul clima, lo sciopero sul clima che domani è qui a Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.